Benvenuti a un nuovissimo video di Manifesto del Cinema Trash, sono il vostro Ivan PLZ e come sempre sono qua per parlarvi dei peggiori film che hanno calcato i cinema e le televisioni di tutto il mondo. Peggiori ovviamente per i grandissimi critici illuminati o per i criticoni tra il pubblico, ma per noi dei veri e propri cult da vedere e rivedere senza soluzioni di continuità. E con mio sommo dispiacere che questo nuovo Manifesto del Cinema Trash è ancora una volta un video tributo a un grande artista che da pochissimo ci ha lasciati. Mi riferisco chiaramente ad Akira Toriyama, mangaka di spessore incredibile, creatore di mondi assolutamente bizzarri, pazzeschi, comici ma anche avventurosi e pregni di speranza e di pathos. Ovviamente mi riferisco alle sue due opere più famose in tutto il mondo, che sono Dr. Slump e Arale, e ovviamente a Dragon Ball. Due manga e poi anche anime giapponesi che posso tranquillamente dire avermi formato in quanto persona ancora prima che come autore, perché ricordo benissimo tutte le volte che alle medie piuttosto che alle elementari correvo a casa per guardare un nuovo episodio di queste serie animate, e ricorderò come se fosse ieri quando Goku si trasforma per la prima volta in Super Saiyan dopo la morte di Krillin. Ma poi oggettivamente tutti i figli degli anni 90 come me hanno desiderato alla follia o banalmente hanno comprato quelle che tutti quanti noi sognavamo, ovvero le famose statuette di Dragon Ball GT che uscivano in edicola, che se le guardiamo adesso sono ampiamente agghiaccianti, ma che per l'epoca erano dei veri e propri feticci da adorare, senza vergogna o pudore. E proprio per omaggiare la figura di questo artista di caratura assolutamente incredibile, divenuto padre putativo di ognuno di noi, ho deciso di parlare del film pirata di Dragon Ball uscito nel 1990 in Corea. Per la regia di Ryong Wang, il film si intitola Dragon Ball Son Goku Fights, Son Goku Wings, o meglio questo qua è il titolo traslitterato nel linguaggio occidentale, in quello coreano non ve lo saprei dire e non ci proverò neanche. Questo qua può essere considerato a tutti gli effetti il primissimo live action di Dragon Ball che si sia mai visto al mondo, benché, torno a ripeterlo, è una versione assolutamente pezzotta e soprattutto pirata, quindi i diritti non sono stati pagati al buon vecchio Akira Toriyama e di fatto non gli è stato chiesto nemmeno il permesso. E pensate che bello omaggio che ho deciso di fargli, insomma. Avevamo già parlato in un video precedente che vi linko qua in alto di un altro film sempre di stampo coreano dedicato a Dragon Ball, intitolato Dragon Ball The Magic Begins, film uscito da noi anche doppiato in italiano e in home video, lo trovate tranquillamente in DVD, ma nel video vi spiego assolutamente tutto. Anche quel film aveva delle connotazioni abbastanza piratesche, ma non a livello della pellicola di Ryong Wang di cui vi parlerò oggi. Banalmente dovete sapere che questo film non ha mai visto un doppiaggio se non quello coreano, quindi non un doppiaggio, e tutte le versioni che trovate con i sottotitoli sono ovviamente versioni fansub, quindi non legali, ma tanto non è legale neanche il film di partenza, quindi direi che è tutto assolutamente nella norma. Se lo volete vedere, comunque lo trovate tranquillamente su YouTube, subbato ovviamente soltanto in inglese. Ma ciancio alle bande e cominciamo a parlare di questa pellicola che viene trasmessa per la prima volta, non so dirvi se al cinema o nelle televisioni coreane, il 12 dicembre 1990. La regia, come vi ho detto, è di Ryong Wang, regista che in realtà è alla sua prima e ultima performance in quanto tale. Egli è in realtà un effettista speciale cinematografico di arti marziali e anche un attore che però si occupa prevalentemente di ruoli secondari e di piccoli character. Troviamo la sua maestranza al soldo di film come Shaolin vs Black Magic del 1983, piuttosto che della piccola saga supereroistica / tokusatsu o Igeseo on Ulmae, dove l'eroe Esperman ricorda da vicino tutti quegli eroi un po' tokusatsu o sentai nipponici.
una saga che tra l'altro ha origine nel 1986 e che darà adito a diversi altri film, ma adesso non siamo qua per parlare di questo. Era giusto per darvi l'idea, dovete avere in bocca quel sapore amaro che preclude tutto ciò di cui andremo a parlare oggi, perché fidatevi, ci sono delle cose veramente incredibili. Buttiamoci però adesso a capofitto nella trama di questa pellicola per poi andare ad esaminare tutti dietro le quinte e tutti i frizzi e i lazzi che, come vi ho detto, sono molto interessanti. Se tutti quanti voi avete visto almeno una volta nella vita Dragon Ball The Magic Begins o il mio video adesso dedicato, ricorderete benissimo che quella pellicola non prende le parti dell'anime o del manga, ma del primo film animato cinematografico della serie appunto di Dragon Ball, trovando tra le altre cose un suo percorso, una sua vita autonoma, inserendo all'interno personaggi e character che, seppur non originali, avevano in loro una dose di originalità a renderli gradevoli. Tra tutti io non ridimenticherò mai il maestro Muten di quel film, che secondo me, in quanto live action, è assolutamente ineguagliabile. Ecco, tutto ciò in questa pellicola coreana, quindi Dragon Ball, Son Goku Fight, Son Goku Wings, viene completamente a mancare. Banalmente perché? Perché è iper fedele al manga e all'anime, quindi in realtà questo film farà ampiamente la gioia dei fan, perché riprende paro paro i primi episodi sia del manga che ovviamente dell'anime. Il film si apre proprio con Goku in coreano, chiamato Son O Gong, che di fatto, dopo aver incontrato Bulma, si unirà a lei per cercare le sfere del drago. Ai due si aggiungeranno prima Oolong, che di fatto in questo film è assolutamente agghiacciante in quanto è probabilmente un bambino con una maschera da maiale. Tra l'altro nel corso del film si trasforma in un enorme Gundam, facendo la felicità di tutti noi. A questo trio si aggiungerà poi Yamko e Puar, che di fatto è un pupazzo alla Muppet che fuma, e questo è un altro pezzo da 90. Con loro anche ovviamente il maestro Muten, che sembra uscito da uno dei peggiori vicoli di Seul, sembra veramente un maniaco sessuale, come poi di fatto è. Cattivi di questa pellicola, quindi, che vogliono appropriarsi a loro volta delle sfere del drago, ovviamente come nel manga e nell'anime, Pilaf accompagnato dai Saiyan. Sì, Pilaf è accompagnato dai Saiyan, non so quale Saiyan sia, alcuni dicono che sia Nappa, però ha i capelli e usa la spada, quindi non saprei darvi delle informazioni aggiuntive. Questa pellicola ha poi al suo interno tutta una serie di piccoli elementi che la rendono, secondo me, incredibilmente divertente. Pilaf è questo piccolo coreano che sembra assolutamente matto in culo totalmente. I combattimenti sono la follia al quadrato, con i personaggi che saltano, volano, fanno capriole al limite dell'incredibile. Vediamo Goku fare esplodere direttamente dei sassi o lanciare delle onde energetiche che vaporizzano ogni cosa che colpiscono. Il bastone di Goku non si allunga, ovviamente, come nel manga e nell'anime, perché i costi per allungarlo a livello di effetti speciali sarebbero stati troppo elevati, e quindi banalmente spara laggi laser che colpiscono e sono in grado di uccidere e ferire. È assolutamente una figata. Nel film abbiamo tra le altre cose anche la comparsa di Cici e di suo padre, che sembra Attila l'Unno. Cici tra l'altro indossa un casco che è un casco da moto con giusto due elementi decorativi, e il tutto è coronato dalla nuvola Speedy, che di fatto sembra un materasso su ruote. È veramente un film che definire necessario è dir poco, ma che nel suo essere assolutamente povero di mezzi economici prevalentemente, riesce a seguire in maniera più o meno fedelissima l'opera originale di Akira Toriyama, quindi da questo punto di vista non possiamo assolutamente lamentarci. Ma andiamo un pochino più a fondo di questa questione, perché il protagonista, ovvero Goku, è interpretato dall'attore coreano Eo Sung-tae. Eo Sung-tae, i più cinefili, anzi i più seriali di voi sicuramente lo avranno riconosciuto, dubito seriamente, ma magari il nome vi dice qualcosa, perché egli ha interpretato il personaggio di Yang Deok-su nella famosissima serie di Netflix Squid Game, uscita nel 2021.
Per intenderci, Yang Deok-soo interpretava il giocatore 101, ovvero il gangster ultraviolento che, di fatto, dopo aver creato una ribellione e aver ucciso un sacco di persone, morirà anch'egli. Quindi un personaggio in realtà abbastanza nodale, che è piaciuto anche particolarmente nella serie. Però la domanda che tutti voi vi starete ponendo è: ma Eosung Tae, da Dragon Ball Son Goku Wings a Squid Games, che cosa ha fatto in questo lasso temporale? Beh, in realtà la sua vita è interessantissima. Fin da bambino Eo ha il sogno di diventare un attore cinematografico. Il problema è che dopo essere stato preso per Dragon Ball e dopo che questo film viene completamente affossato dalla critica e dal pubblico, la sua carriera viene stroncata praticamente sul nascere. Egli prenderà quindi tutt'altra strada, diventando dapprima un venditore della LG Corporation in Russia, quindi di fatto va a vendere televisori a Mosca, per poi entrare a far parte di un dipartimento di pianificazione e coordinamento di un'enorme impresa di costruzione navale coreana. E di fatto la sua vita al cinema sembra essersi conclusa in maniera assoluta. Se non fosse che in un momento di sconforto, nel lontano ormai 2011, egli viene a sapere di questo talent show televisivo intitolato Miraculous Audition. Questo gli cambierà realmente la vita. Lui prenderà parte a questo talent assolutamente per sport, tant'è che in diverse interviste dirà di essere andato alle audizioni completamente ubriaco. A quanto pare, quando diventa ubriaco è anche un attore magistrale, bravissimo, tant'è che verrà preso nel talent show e da quel momento in avanti la sua carriera cinematografica spiccherà, fin da subito, ovvero nel 2012, con il film Masquerade di Chiang Ming-cho, che di fatto lo rilancerà come attore cinematografico ma anche televisivo, il che lo porterà poi alla fama assoluta, come dicevamo poc'anzi, nel 2021 con la serie Squid Games. Il video di fatto si può concludere qua. Abbiamo parlato della trama principale, abbiamo accennato al regista che di fatto non ha fatto nient'altro al di fuori di questo e all'attore che è diventato famosissimo. Praticamente il viaggio dell'eroe. Tutti quanti sono usciti felici e ne abbiamo visto un incredibile film di Dragon Ball. Ciao ciao! E invece no, vi ho assolutamente mentito fino ad ora, perché questo film di Dragon Ball, girato da Ryong Wang e interpretato da Eosung Tae, non è in realtà un unicum, ma avrà ben non uno, non due, ma tre sequel. Tre sequel girati tutti ancora una volta da Ryong Wang, che termina così realmente la sua carriera da regista, e interpretati tutti da Eosung Tae, che di fatto vede quindi la sua fine carriera, la sua prima parte della carriera, finire con questo regista non nel modo migliore possibile. Però una cosa va detta: il film di Dragon Ball Son Goku Fight, Son Goku Wing, non andò così male come vi ho perorato finora, ma andò abbastanza bene da girare questi tre sequel. Tre sequel che prendono il nome di Gang Dagu Fighter, tre episodi di fatto, più che tre film perché durano un'ora, usciti in tre anni, dal 1991 al 1993, intitolati rispettivamente Invaders of the Planet Lewis, Hypnotic Queen Beauty e Battle with the Black Dragon Clan. Ma andiamo un attimo più a fondo di questo sequel, che di fatto un sequel non è. Ora, a un primissimo acchito, se voi andate a guardarvi un trailer o delle immagini su Google digitando per l'appunto Gang Dagu Fighter o Fighters Fighter, come è spesso conosciuta in Occidente questa piccola saga televisiva, noterete subito delle somiglianze incredibili con il Dragon Ball di Akira Toriyama. Tra tutte, ovviamente, il protagonista, che ha una pettinatura che ricorda da vicino sia quella di Goku, sia soprattutto quella del Goku del Dragon Ball coreano di cui stiamo parlando, e soprattutto i cattivi, che portano le armature classiche dei Saiyan cui siamo stati ampiamente abituati. Ma di fatto, nonostante questo, e nonostante il fan sub di questa miniserie riporti diversi nomi e correlazioni con Dragon Ball, ma per l'appunto è un fan sub, le similitudini con questa saga sono assolutamente finite. Questo che vi sto dicendo, tra l'altro, è confermato dalla stessa produzione di questa miniserie e dal regista, che dirà di essersi soltanto ispirato
alla serie di Dragon Ball per portare avanti questo progetto, ma che in realtà la trama e i personaggi sono un qualcosa di completamente diverso. E in realtà ha ampiamente ragione, non si può parlare di un vero e proprio sequel. Però la dichiarazione di intenti resta comunque un po' ambigua, dal momento che Eo Sung Tao interpreta sempre il protagonista, che è questo ragazzino che si trova a combattere contro degli alieni, quindi in realtà degli elementi di collegamento, seppur fittizi, ci sono ampiamente. Ma andiamo un pochino più in fondo, perché sono riuscito a scavare in questa serie e a trovare i veri riferimenti cui il regista si rifà per creare questi piccoli mediometraggi. La trama in realtà è molto molto semplice. Il protagonista, chiamato Beckilton, subirà dei danni talmente gravi da rendersi quasi mortali, se non che un medico completamente pazzo riesce a salvarlo dandogli il potere di trasformarsi in un androide imbattibile. Ora, so già che i più nippofanatici di voi avranno colto in questa trama le similitudini con un'altra pietra miliare nipponica, che non è Dragon Ball, ma è il Kamen Rider di Shotaro Ishinomori, uscito per la prima volta nel 1973, in cui il protagonista, nonché fotoreporter, subisce di fatto la stessa trasformazione fisica più o meno per gli stessi motivi, diventando il paladino dell'umanità. E fin qua le similitudini sono di che più lontano possa essere da Dragon Ball, ma non abbiamo finito qua. Beckilton, il protagonista, è solito andare in giro con dei fucilazzi enormi ad uccidere alieni a sprombattuto, utilizzando molto poco le tecniche di combattimento e arte marziale di Dragon Ball. A più, simile a Dragon Ball, abbiamo le onde energetiche, anche se così non si chiamano, che gli lancia dalle mani e che ricordano in certo senso ovviamente l'opera di Akira Toriyama, un elemento che però poi dopo Dragon Ball è stato in realtà ripreso da tantissime serie animate e live action. Però sicuramente Goku che usa un fucile per andare ad uccidere gli alieni, questo assolutamente non si era mai visto in Dragon Ball. Ed è una mossa tra l'altro molto simile a I Dominatori dell'Universo, il film, dove il Bony Man non utilizza i muscoli ma un fucile per uccidere. Se nel film di Man questo è dovuto al fatto di rendere tutto molto più tamarro, in questa miniserie, ovvero Gang Dagu Fighter, il motivo è molto più palese, ovvero che il regista si va ad ispirare a un manga giapponese, ancora una volta, che non è Dragon Ball, ma è Little Cop del 1988 di Tatsuyoshi Kobayashi. In questo manga, che in Italia, se non sbaglio, non è mai arrivato, il protagonista è Dan Yugurumi, un ragazzo di 20 anni chiamato proprio Little Cop dai suoi colleghi per la sua bassa statura. In realtà egli è un super detective nato e cresciuto nel Bronx, poi spostatosi a Tokyo, assolutamente espertissimo nell'utilizzo delle armi. Questo manga ebbe un ampio successo in Giappone perché di fatto trattava argomenti adulti come le armi o banalmente il genere poliziesco, che solitamente era un genere seinen, facendolo però per ragazzi, quindi rendendolo un genere shonen e assolutamente apprezzabile. Ebbe ampio successo anche perché molto attento ad esempio alla descrizione delle armi da fuoco o alle tecniche che la polizia utilizzava per arrivare a risolvere i casi e acchiappare appunto i cattivi. Questa saga avrà un ampio successo anche in Corea, generando tra l'altro un manga che non è proprio pirata ma è assolutamente ispirato. Il titolo già la dice lunga, si chiamò Little Cop Boy Detective, uscì nel 1990 ed è un manga di Seo Am, il nome appunto dell'artista. Questa saga manga ispira ancora una volta il protagonista di Gang Dagu Fighters, che di fatto diventa un piccolo detective armato di fucile. Fucile che però non c'entra in realtà assolutamente nulla con il Little Cop di Kobayashi. E ancora una volta abbiamo l'ennesima citazione, non al manga giapponese poliziottesco, non a Dragon Ball e nemmeno a Kamen Rider, ma a un'altra saga ancora, stavolta di Sentai, genere tra l'altro inaugurato sempre da Shotaro Ishinomori. Mi riferisco a Tokkei Winspector. Tokkei Winspector è di fatto una serie tokusatsu alla Power Ranger più che alla Kamen Rider, dove abbiamo questo gruppo di ragazzi cyborg che, armati di tutto punto, fanno parte di questa unità speciale di polizia che risolve i casi più improbabili in Giappone.
ancora una volta c'è un mischione assoluto, ma le armi sono assolutamente le stesse impugnate dal protagonista di Gangdaku Fighter. Ma non soltanto questo. Come vi ho detto poc'anzi, il protagonista Beckilton ha il potere di trasformarsi in un androide all'interno di questa serie. Ora, tutti voi so che avete immaginato nella vostra mente Kamen Rider o comunque un personaggio simile a un Power Ranger nella trasformazione, e avete ampiamente sbagliato. Perché se il metodo di trasformazione ricorda quello dei Tokusatsu e dei Sentai, ovviamente è ripreso pari pari da quel Tokkei Inspector, che però in Italia non è mai uscito, quindi molti di voi non sapranno neanche di cosa sto parlando, l'androide che viene a crearsi è questo qua. Serve essere dei nippo fanatici, non serve essere dei figli degli anni 80 e non serve aver mai acceso neanche la televisione per capire che questa cosa qua non assomiglia a Kamen Rider, ma a un'altra grande saga di animazione, diventata poi anche manga, che di fatto ha cambiato ancora una volta, per così dire, il mondo dell'animazione dei manga giapponesi. Mi riferisco ovviamente a Gundam. Pensate che per certi aspetti il Gundam usato da Ryo Hwang nella sua trasformazione del protagonista di Beckilton ricorda da vicino un altro Gundam realmente esistito nella saga, ovvero l'RX-78 Casual, apparso per la prima volta nella saga videoludica dedicata all'opera di Tomino, ovvero Giren no Yabu. La cosa però intrigante è che in questa saga videoludica appare il Gundam completamente rosso, ma essa esce ben 7 anni dopo rispetto all'ultimo episodio di questa microsaga televisiva. E questo è assolutamente geniale, perché lui l'avrà fatto rosso, dico, probabilmente proprio per distaccarsi dalla serie principale dei Gundam e creare un qualcosa di simile ma completamente diverso. In realtà, Sdeng, Gundam decide di riprendere il Gundam e rifarlo completamente rosso e bam, 7 anni dopo, plagio. Ma stavolta non da parte di il buon Ryo Hwang, che è assolutamente quasi innocente. Tra l'altro, vedere il protagonista muoversi all'interno di questa armatura di cartone è tutto, ragazzi. È veramente il tutto. In conclusione di questo video possiamo, secondo me, tirare delle somme che mettono d'accordo bene o male tutti quanti noi, ovvero una piccola classifica di quelli che sono i live action dedicati a Dragon Ball. Se al terzo posto impera ancora sovrano Dragon Ball Revolution, che benché fatto con più soldi e con l'appoggio anche nipponico, resta comunque il peggior film di Dragon Ball mai fatto, al secondo posto entra a gamba tesissima questo Dragon Ball Son Goku Fights, Son Goku Wings di Ryo Hwang, che è assolutamente fedelissimo all'opera originale, però resta un qualcosa di bizzarro, di fuori dalle righe, con il suo seguito Gangdaku Fighter, che poi seguito in realtà non è, per arrivare quindi al primo passo del podio con il Dragon Ball The Magic Begins, che ancora oggi è imbattuto in quanto a film fenomenale dedicato all'opera di Akira Toriyama. Interessante notare che, come su questo podio, in realtà i due film migliori siano in realtà due film praticamente pirata, ovvero fatti senza accordi o senza soldi spesi per avere i diritti. E questa, di fatto, se non è la base del trash, ditemi voi che cos'è. Vi ringrazio ancora una volta per avermi sentito e seguito ciarlare finora di Dragon Ball. I video live action sono finiti, quindi non so la prossima volta di Dragon Ball cosa potremo dire. Io mi trovo ancora qui una volta a ringraziare un grandissimo maestro, ovvero Akira Toriyama. Oggi qua abbiamo scherzato, abbiamo riso anche per alleggerire un'atmosfera fin troppo tesa dai troppi lutti artistici che stanno flagellando questo 2024. E insomma, noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video, che speriamo non essere un video tributo, ma uno di quei video con un sorriso a 32 denti a parlare di uno dei nostri autori, registi preferiti di cult B-movie. Grazie ancora e ciao ciao!